Secondo voi, di chi è la colpa di ciò che si è venuto a creare ai Philadelphia 76ers? Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. L'argomento di oggi è, ovviamente, legato ai Philadelphia 76ers, perché nel precedente video dedicato al Media Day volutamente non ne ho parlato, non ne ho nemmeno accennato alla affair, alla discussione legata a Ben Simmons, Philadelphia, Doc Rivers, Morey e Joel Embiid. Oggi ci faccio un video dedicato perché mi sembra doveroso dare una mia opinione su quali sono le colpe di ognuno delle figure presenti all'interno della franchigia Philadelphia 76ers. Le figure principali sono quattro, ovviamente i due protagonisti, Ben Simmons e Joel Embiid, l'allenatore, Doc Rivers, e il general manager, Daryl Morey. Partiamo da quest'ultimo, perché Daryl Morey era presente, ben presente, quando ci fu la faida tra James Harden e Chris Paul agli Houston Rockets. Era presente nella bolla quando ci fu il fattaccio legato al tamponamento della tamponatrice, per cui venne incolpato Daniel House, ma a detta di molti il tamponatore non era Daniel House, bensì il Barba. Anche comprensibile, nel senso, conosciamo la vita extra basket di James Harden. In ogni caso, nella bolla vennero fatte ricadere le colpe su Daniel House, che venne cacciato dalla bolla, gli Houston Rockets implosero e persero poi coi Lakers. E poi c'era a Houston quando ci fu invece il litigio presunto tra Harden e Russell Westbrook nella passata stagione. Chi è Daryl Morey? Daryl Morey, a suo dire, è un personaggio visionario, uno che di basket ne sa, uno che guarda molto le statistiche per comporre il proprio roster. Agli Houston Rockets fu più lui che D'Antoni a puntare sullo small ball totale, cedendo anche l'ultimo lungo rimasto, ovvero Clint Capela. E andò come andò, di fatto. A Philadelphia, sebbene si sia mosso alla grande, secondo me, nella passata stagione con Seth Curry e riuscendo a disfarsi di Al Horford, in realtà in questa off-season ha gestito come peggio non si sarebbe potuto fare la questione proprio legata a Ben Simmons. Tutto parte da gennaio, quindi trade deadline, più o meno prima della trade deadline, quando saltò la trade per James Harden con gli Houston Rockets, proprio perché Daryl Morey non era così convinto di voler cedere Ben Simmons. Col senno di poi sono bravi tutti, sarebbero bravi tutti a fare il general manager, però insomma parte tutto da lì. Quando lo stesso Daryl Morey insieme a Doc Rivers dissero a Ben Simmons: tieni pronti i bagagli perché stai per essere ceduto. La trade non andò a buon fine, Ben Simmons rimase e ovviamente da lì in poi, diciamo che l'apporto di Ben Simmons alla causa 76ers è crollato definitivamente. Il secondo protagonista della storia è Doc Rivers, che ragazzi c'era ai Boston Celtics quando, dopo le trade di Garnett, di Pierce, di Ray Allen, vennero fuori tutti quei retroscena legati a l'odio più o meno velato tra Rondo, Ray Allen, tra Rondo, Pierce, Garnett e Ray Allen, tutte faide interne ai Boston Celtics che vennero fuori col senno di poi. C'era i Clippers l'anno scorso, quando Kawhi Leonard e Paul George venivano trattati da Pascià e i vari giocatori di contorno, principalmente Lou Williams e Montrezl Harrell, fecero di tutto per far emergere tutti i privilegi che spettavano a Leonard e George sotto l'egida di Doc Rivers. E c'è quest'anno ai Philadelphia 76ers, in cui i due principali giocatori sono ufficialmente uno contro l'altro. E allora il dubbio viene, cioè Doc Rivers è realmente quell'allenatore, quel gestore di superstar che tutti dicono sia? Perché se andiamo a rivedere il passato, ragazzi, a Boston veramente è esplosa una bomba quando la dinastia si è sciolta. Ai Clippers sono stati ceduti tutti quelli della vecchia guardia, non ultimo Patrick Beverley quest'anno,
ma sono stati ceduti Lou Williams, Harrell e tutta la gente che aveva composto quei bei Clippers che contesero ai Golden State Warriors il primo turno dei playoff qualche anno fa, con anche Gallinari. E ora veramente sembra che Doc Rivers in realtà non sia questo gran gestore, o meglio, magari durante la stagione riesce a tenere sopiti problemi, riesce a tenere dentro lo spogliatoio determinate questioni, ma poi quando esplodono, esplodono male, e si capisce come all'interno dello spogliatoio ci fosse già questo clima da tempo. Quindi Daryl Morey e Doc Rivers sembra che ovunque vadano creino comunque astio tra i giocatori e problemi. Passiamo poi ai due protagonisti, perché qui la vicenda si fa veramente ridicola, nel senso che, virgolettato, Ben Simmons ha detto la squadra è stata costruita per Joel Embiid. Joel Embiid, virgolettato, ha detto la squadra è stata costruita per Ben Simmons. Ma allora, ragazzi, si palesa quello che stiamo dicendo noi qui su YouTube, ma tanti opinionisti da tanti anni, ovvero che Joel Embiid e Ben Simmons non sono compatibili tra di loro. Perché se andiamo a vedere il roster, Daryl Morey ha circondato, ha preso tiratori, ha preso Seth Curry, ha preso Danny Green, ha confermato Tobias Harris, ma si è disfatto di Al Horford. E quindi potremmo dire ha preso una squadra per allargare il campo e per favorire magari anche Ben Simmons in transizione per quanto riguarda gli scarichi sugli esterni, o Joel Embiid per liberare l'area. Il problema è che chi è che occupa l'area quando la palla ce l'ha Embiid? Ben Simmons. Chi è che è in area quando Ben Simmons porta palla e non gli lascia campo libero? Joel Embiid. Quindi ragazzi, quello che andiamo dicendo da diversi mesi, se non anni, si palesa di fronte ai nostri occhi proprio ora. Durante l'off-season una combricola di giocatori, tra cui Embiid, Danny Green e non ricordo il terzo, volevano andare a Los Angeles a parlare con Ben Simmons. Ben Simmons ha ufficialmente chiuso i ponti, ha ufficialmente dichiarato di non voler giocare più per i tifosi di Philadelphia, e quindi qua già mi immagino le scene, i fischi e come verrà accolto a Philadelphia dovesse mai tornare a giocare. Non si è presentato al training camp, verrà multato sonoramente. I Philadelphia 76ers sono tra l'altro, credo, liberi di non pagarlo per questo primo scorcio di training camp. Si parla addirittura di una cifra attorno agli 8 milioni, ragazzi, quindi non bruscolini. Ma soprattutto adesso il valore di mercato di Ben Simmons è veramente alla strenua di un Dennis Schröder qualsiasi. Cioè, tra il non averlo e avere un Dennis Schröder, io sinceramente preferirei avere un Dennis Schröder al momento, che è tutto dire, cioè ragazzi, tutto dire. Comunque, uno dice che la squadra è costruita per l'altro, l'altro viceversa. Direi che ormai si è arrivati alla fine del famigerato process, la squadra sarà di Joel Embiid, che è stato rinnovato, esteso in quest'estate a cifre superlative, però Philadelphia, se non riesce a tradare Ben Simmons, io non la considero una contender. Chi può arrivare al posto di Ben Simmons? Si parla di uno scambio con Portland per McCallum, e attualmente il valore di Ben Simmons di mercato, ragazzi, è più o meno quello, più o meno quello. Si è parlato tanto di Kyrie Irving ai Brooklyn Nets, ma Kevin Durant comunque, che ha potere nei Nets, ha chiuso le porte. Quindi veramente, chi potrebbe arrivare a Philadelphia per un Ben Simmons che non gioca, il cui valore di mercato è ai minimi storici, e che, ragazzi, se non si dà una svegliata, direi che, non dico la carriera sia a rischio, però insomma, più in là si va e peggio è, in primis per lui. Penso di aver detto tutto sui Philadelphia 76ers, una squadra che, per come la stiamo vedendo adesso, è ampiamente allo sbando, sia da un punto di vista di roster che da un punto di vista di gestione. Io non so che altro dire, staremo ad aspettare gli sviluppi, però a questo punto io rivaluterei il rifiuto che Daryl Morey ha fatto nei confronti dell'unica vera offerta che è arrivata dagli Indiana Pacers, ovvero quella di Brogdon, una prima scelta, ancora quando Ben Simmons sembrava
meno distante dai 76ers di ora. Ragazzi, ditemi la vostra nei commenti, noi ci vediamo prossimamente qui su YouTube, su Twitch e un po' ovunque. Buona giornata!